Ciao, buonasera, bentornate e bentornati in un altro video. Questa sera io e la mia cugina incasinata volevamo presentarvi un piatto, un secondo, un primo, diciamo un terzo, perché qui si mangia per colazione, pranzo e cena, perché è buonissimo e si mangia per più di un giorno, sia freddo che caldo. Volevamo presentarvi appunto la cosiddetta pizza di patate. Così la chiamiamo al nostro paese, ma più comunemente detta gâteau. E volevo farvela vedere, farvi vedere come la preparo io. Allora, qui ovviamente ho messo a bollire l'acqua per cuocere le patate, ho tolto la buccia e le ho pelate con un passapatate. E questo qui è il risultato. Eccole qui. Allora, vi dico già che già abbiamo messo qualche giro d'olio e il sale. Poi insieme cosa andiamo a fare? Andiamo a girarle. Ovviamente bisogna accendere il forno un po' prima, noi già l'abbiamo acceso, e all'interno possiamo mettere qualsiasi cosa vogliamo, vari affettati, vari formaggi. Siccome vogliamo mantenerci più o meno light, pensiamo di mettere soltanto 5 mozzarelle, solo 5, tagliate in quel modo, e una bella confezione di prosciutto cotto. Allora, cosa faccio? Vado semplicemente a buttare tutta la nostra mozzarella all'interno e tutto il nostro prosciutto cotto all'interno. E poi cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere il parmigiano grattugiato, ok, e andiamo poi ad aggiungere le nostre uova. Noi ne mettiamo 4 per l'esattezza. Però, ripeto, ci si può mettere davvero di tutto. Prezzemolo, pecorino, salsiccia, prosciutto crudo, insomma, qualsiasi cosa. Andiamo a girare, però prima vorrei farvi vedere finora com'è. Ecco qui. E questo bel composto andiamo a cercare di farlo amalgamare bene. Allora, vi consiglio già in un ruoto di mettere un po' d'olio sotto per non farla attaccare, ma vi dico la verità, questa è buona anche se attaccata, cioè se è un po' bruciata. E il forno non molto alto sicuramente. C'è chi ci mette dentro anche la sottiletta, davvero un piatto che va bene per tutto e per tutti. Per chi può mangiare questo piatto, ha la fortuna di mangiare questo piatto, ovviamente. E davvero si può creare questa pizza di patate come più si vuole. Il cosiddetto gâteau, che qui nel mio paesino chiamiamo pizza di patate. Allora, ovviamente sopra andiamo a nel ruoto mettiamo tutto il nostro composto di questa bella pizza, perfetto, e dopo ci andiamo a mettere sopra una bella spolverata di pane grattugiato e poi ci andiamo a fare delle striscioline con le forchette. Con la forchetta vi faccio vedere. Ok, perfetto. Un attimo soltanto che
prendiamo il nostro ruoto. Noi utilizziamo questo ruoto qui di vetro con l'olio, ripeto, all'interno. Faccio un po' di ordine. Ecco qui, prendiamo il pane grattugiato. Eccoci, allora, aspettate, cerco di farvela vedere meglio, forse come video non vi piacerà né la posizione né l'inquadratura, la luce, nulla, ma stavo cucinando e mi è venuto in mente di farvi vedere come preparo io questo piatto. Io lo preparo fin da piccolina, mi è sempre piaciuto prepararlo, anche perché è semplice davvero. E non bisogna fare grandi cose per questo piatto. Anzi, forse bisogna fare grande spaggio nello stomaco per mangiare questo delizioso piatto. Aspettate un attimino. Mi aiuto con una forchetta. Andiamo a prendere questo pochino che è rimasto, perché di questa bella pizza non si butta nulla. Di questo bel gâteau. Ok, allora, vado un po' a dare una forma con la forchetta e ora è il momento del nostro pan grattato. Guardate, già mi sembra ottima. Allora, ecco qui, è pronta e davvero bisogna soltanto metterla in forno e poi gustarla. Eccola qui. Semplice da fare davvero, e nulla, noi ci aggiungeremo anche un po' di insalata, giusto per, e magari qualcos'altro vicino, chi lo sa. Un bacio, buona cena.